capacità artistiche unite alla spontaneità partenopea. La passione per il teatro e la lettura elevano il suo scintillante entusiasmo in ogni interpretazione. Una professionista coinvolgente e molto ricercata per la fecondità del proprio talento che garantisce certezza in ogni suo lavoro. La motivazione del premio Thalia a Tosca d'Aquino, che effetto fa? Beh, stavo dicendo che veramente è stato molto emozionante, tanto perché io adoro la Puglia, mi piace moltissimo, proprio tutta la Puglia amo, quindi poi qua sono venuta in particolar modo a teatro, ho fatto tanto anche fiction, film, quindi sono veramente legata. E poi insomma un premio prestigioso, una serata bellissima, guarda, veramente, perché ci sono dei momenti anche molto commoventi, però in genere è una serata divertente, ci stiamo veramente divertendo tanto. Ci stiamo divertendo tanto, ma con un occhio alle donne, stiamo celebrando il rosa, l'eccellenza rosa. Sì, sì, in tutte le sue sfaccettature, perché poi sono 20 premi, 20 donne, ognuna rappresenta un lato, chiaramente noi sai che facciamo parte del nuovo spettacolo, diventa sempre un momento più divertente, però ci sono dei premi anche molto importanti a delle figure femminili dove hanno anche sofferto moltissimo, e poi tutta la serata, un giusto connubio tra arte, tra glamour, però anche, insomma, è una serata importante, assolutamente. Un messaggio da una donna per le donne. Io ho avuto la fortuna di avere, guarda, io parto addirittura da un padre eccezionale, per cui ho avuto la fortuna di incontrare intorno a me sempre uomini eccellenti, e non ho avuto bisogno di sgominare, capito, per affermare né la mia femminilità, né il mio modo di essere donna, ma sicuramente se ciò non è così, bisogna sempre essere molto forti, molto salde, molto fiere dell'essere donna, perché soltanto sicuramente anche un mente fa la differenza. Grazie. Grazie.